Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di Kena Bridge of Spirit. Vi dico già che purtroppo ho avuto un problema nella registrazione, quindi non potrete vedere il boss che ho dovuto affrontare qui, perché ho affrontato il Capitan Germoglio e l'ho dovuto sconfiggere. Poi sono entrato qua e ho recuperato una reliquia di Tavo, cioè il suo diario, diciamo, e adesso dobbiamo andare praticamente, una volta superato qui, dobbiamo andare precisamente qui ad aprire il sentiero per la grotta delle lanterne, che dobbiamo eliminare la corruzione, e qui avremo un nuovo boss da affrontare abbastanza forte, perché l'ho già dovuto affrontare prima di scoprire che la registrazione non era andata a buon fine. Quindi avviamoci ad affrontare questo boss. E vediamo un po' se riusciamo a batterlo a questo giro, perché è abbastanza forte. Eccoci qua. Eia. Maledetto. Mancato. Aia. No, maledizione. Aia. Mamma mia. Lui si carica di nuovo.
Ok ragazzi, abbiamo sempre lui da battere. Ok ragazzi, mamma mia, ce l'abbiamo fatta, non è stata per niente facile. Sicuramente a livello facile sarebbe stato molto più facile, scusate il gioco di parole. E siamo riusciti a sconfiggerlo. Ok, parliamo con lui a questo punto. Non so cosa corruzione ti aspetta per te nella Lantern Cave, ma sospetto che Taro Spirit lotterà fino alla fine. Ok ragazzi, in realtà adesso noi dobbiamo andare da questa parte, ma prima di fare tutto ciò sostanzialmente abbiamo da fare un po' di cose. L'albero sacro, mi sa che abbiamo completato più o meno tutto. Allora, entriamo e proseguiamo. Attenzione, nuova rotta. Ok. Siamo a 29 rotta. Sicuramente questo è un fattore positivo. Allora, noi siamo venuti da qui. Ok. Attenzione, qua c'è un baule. Raccogliamo tutto, da qua non si può andare. Ok. Direi che neanche di qua non è che si possa andare granché. Andiamo da questa parte. Ok, saliamo. Perfetto, abbiamo liberato questa zona. Vediamo di qua. Interagiamo. A fox symbol is marked on this old camping gear. Ok, abbiamo visualizzato più o meno qualcosa che è successo a Taro.
Ok. Vai, spostatelo lì. Ok, prendiamo un altro. Ok, prima di andare da quella parte. Andiamo da questa parte perché si è liberato qualcosa. Ok, attenzione. Abbiamo un punto di meditazione che andiamo a fare perché ci dà un pochino di di salute in più. Ok, allora torniamo da quella parte. Vieni qua, vieni. Ok, sto cercando di liberare questa zona. Vabbè, andiamo diretto dritto. Veloce, veloce. Ok. Thank you.
ok, contiamo questi. Mi è morta Kena. Ok, andiamo. Ah, si è distrutto. Ok ragazzi, usciamo da qua però che ci sta facendo male. E liberiamo la zona così. Bene. Prendiamo ancora il nostro coso. Tra poco chiuderemo l'episodio. Prima di ciò, ok, di qua. Oh, qua c'è qualcosa però. Scendiamo. Oh. Questa non è una bella zona da affrontare adesso.
Non prevedo niente di buono là. Allora, cerchiamo di tornare al punto di prima. Sì, andiamo qua. Vediamo se ho beccato quello giusto. No, siamo ancora qua in realtà. Bene. Allora, curvatura. Non c'è neanche da fare qua, eh. Ma io posso tornare indietro? Perché non ci voglio andare lì più adesso. Proviamo a risalire, va. Questa zona la vedo alquanto burrascosa. Ok. Prevedo che non si possa salire. Allora ragazzi, io direi che ci fermiamo qua allora per questo episodio. Voglio vedere se a questo punto ci abbiamo, perché là secondo me c'è la possibilità di avere uno scontro con qualche altro boss. Allora, vediamo un po' se possiamo fare dei potenziamenti. Allora, questo non lo abbiamo. Questo sì. Vale 200, salute dello scudo, che non sarebbe male. Potenziamento disponibile, quando colpisce la tua freccia si spezza e infligge danni ai nemici. Allora, questo... Allora, potenziamento disponibile è 300. Inizia regolamento con un'azione rot disponibile. Nulla. L'arco per creare una freccia intrisa di rot. Questo non sarebbe male. E questo lo andiamo a sbloccare, perché può essere utile. Poi... L'attacco pesante ce l'abbiamo. Il colpo d'aria ce l'abbiamo. Questo vale 200 punti. Sblocchiamo anche questo. 5. La felsa dello scudo richiede livello rot 3. Lancia un attacco pesante. Facciamo questo. No, vale 300. Non possiamo, quindi facciamo questo. Ok, lo scudo viene migliorata. Allora ragazzi, io direi che ci fermiamo qui, siamo alla ricerca di Taro, perlomeno, qualcosa di simile. Se vi è piaciuto l'episodio lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, seguitemi sulla pagina Instagram, sul canale Twitch, sulla pagina Facebook, troverete il link in descrizione, e al prossimo episodio di Kena of the Bridge con la nostra Kena e i suoi Rot. Quindi al prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi.